105 anni di Inter, una storia bellissima. La mia Inter quest'oggi ospita un interologo di lunga annata. Non ti offendi se lo dico, vero? Purtroppo, i capelli testimoniano. Nicola Cecere, Gazzetta dello Sport, ciao, benvenuto. Un saluto a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. È una, no, un piacere per noi averti qui nel nostro studio di Corso Vittorio Emanuele per raccontare un po' di storie di Inter. Tu che hai avuto l'opportunità, dico anche il piacere, di stare al fianco dell'Inter per tanti anni. Ma è stato un piacere, è stato anche gravoso molte volte, perché è un club che ha una tifoseria esigente e quindi tu tutte le mattine ti devi chiedere cosa oggi il tifoso dell'Inter cosa vorrebbe sapere, cosa posso procurare, eccetera, eccetera. Quindi abbastanza gravoso sotto questo aspetto. Mm. Piacevolissimo perché è uno dei club top nel mondo. E poi perché è un club che ha classe e quindi anche quando devono dirti un no, sanno dirtelo. Io ho notato questo. C'è stata sempre molta attenzione, molto rispetto e cordialità nel rapporto stampa-società. Certo, ai tempi di Frezzoli eravamo 5-6 che non frequentavamo, c'erano muri, non c'era nulla, si frequentava, si aveva un rapporto amichevole. Quante volte andavi in Pinetina a settimana? Tutti i giorni. Noi andavamo tutti i giorni a vedere gli allenamenti, che era una cosa utilissima. E quindi sappiamo tutto. Poi là i giocatori non erano 38-45 come adesso, no? Quindi erano 16 più qualche ragazzo che si univa, eccetera. Non ti dico che diventavamo amici, però c'era comunque poi eravamo quasi coetanei con i giocatori, perché quando io ho cominciato avevo 26 anni, quindi ero coetaneo dei giocatori. Che anno era? E beh, guarda, io sono arrivato a Milano nell'83, mi hanno subito affidato, diciamo, il ruolo di vice su Milan e su Inter. Mm-hmm. Naturalmente all'epoca si faceva molta gavetta e quindi erano i giorni miei erano scanditi da queste lunghissime ore in redazione, in tipografia, eccetera. Però quando c'era un buco, i cronisti erano Cerruti sul Milan, Zardin sull'Inter e io ero il giovane che tappava qualche buco. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...